Piccolo quotidiano. Scesa dal treno cerco un tassì per tornare a casa. Salgo sul tassì di Agostino, un cinquantenne con l'entusiasmo di un adolescente. Comincia a parlare e io penso che snocciolerà i soliti luoghi comuni sul traffico, le partite di calcio, i lavori in corso a Roma, eterni come questa città. Invece Agostino ha tante cose da dire, cose belle e intelligenti, umane e profonde. Parla delle sue esperienze di lavoro a contatto con i diversamente abili. Dice che non si arrendono mai e dimostrano più coraggio dei normali. Dice che la vita è una sfida in salita e che non si deve mai rinunciare a lottare. Esprime tutta la sua voglia di conoscere e di capire. Lui che non ha potuto proseguire gli studi perché suo padre è morto giovane e non avevano i mezzi. Adesso sua madre vive con lui. È vecchia e malata, ma tra loro c'è una bella intesa e un grande affetto. Tutto questo dice Agostino, e mentre parla, la sua voce è un gorgoglio di acqua fresca e frizzante. Sono arrivata. Scendo e lo ringrazio. Grazie di cuore, Agostino. Ce ne vorrebbero tanti come te. Ah, dimenticavo. Non ho potuto fare a meno. Attraverso il finestrino aperto di aggiungere, Agostino, credo che tu, anche se non hai mai saputo che esistono i maestri immateriali, sei un evoluto. Te lo dovevo proprio dire. Agostino sta per ripartire e ferma il taxi. Con l'aria di bravo adolescente dice «Come?» Commento. L'essere avanza di sentire in sentire. Per questo i maestri ripetono che per evolvere dobbiamo concentrarci sul nostro piccolo quotidiano.